Mister Silva, l'obiettivo era vincere e ci siete riusciti. Sì, devo dire, in maniera, non so come fanno questi ragazzi. Abbiamo avuto anche il problema prima della gara di Valeri, che non ha potuto giocare, abbiamo perso fisicità un'altra volta. Però, come ti avevo detto in precedenza, a Cesena avevamo fatto bene, mentalità è cambiata, abbiamo lavorato 15 giorni molto bene, quindi avevo fiducia e chiaro, dopo vanno in campo i ragazzi, hanno fatto benissimo, perché poi fondamentalmente una squadra così forte non gli abbiamo concesso occasioni, abbiamo giocato con 5 under e quindi che devo chiedere di più, per oggi me la godo. Come mai la scelta del giudice in porta, che peraltro si è comportato bene? Sì, perché no, l'altro un pochino teso è stato in questi ultimi giorni, è chiaro che ha preso tanti gol nelle ultime 3 partite, naturalmente non per colpa sua, però tanti gol magari ti mettono un po' in agitazione, l'altro l'avevo visto bene, abbiamo fatto questa scelta, è andata bene, ora se la giocheranno alla pari, anche perché Tano ci ha dato una grossa mano nelle precedenti partite, lui ha lavorato 3 mesi tantissimo sotto traccia, se l'è meritata, ma poi meritarsi bisogna anche conquistarsela in campo, lui ha fatto bene, ha dimostrato personalità, è un 2001, quanti 2001 avevamo in campo oggi? 2 più un 2000, no, una grande vittoria, sono contento per la società, per i ragazzi, che sono sempre battaglie, ma questo è il nostro calcio. Bisogna continuare così, mister. Lei ha detto una cosa importante, la mentalità è cambiata sicuramente anche grazie alla scossa che ha dato lei la società dopo quella brutta sconfitta casalinga. Ci vuole sacrificio come, sì, come la partita di oggi? Sì, che i nostri limiti ci sono sempre, però su alcune cose siamo migliorati, un pressing un po' più alto fin quando ce la facciamo e quindi facciamo meglio, facciamo qualche gol in più che non guasta mai. Niente, dopo, ora vediamo, abbiamo anche la possibilità ora di fare magari 2 o 3 cambi nella ripresa di pari livello e questo è importante, però importante vincere domenica a Castelfidardo e fuori di dubbio, però per ora, però fino a martedì ci godiamo questa vittoria.